Lei deve parlare col presidente. C'è qualcuno dei signori che frequentano qua, se c'ha voglia di fare due chiacchiere con noi, semplicemente magari no, una... ci hanno fatto noi, non so chi erano ragazzetti maschi. Io entro, sennò sì, vada. Grazie, salve. Salve, la disturbo? No. Esca? Faccio un po' va. Poi escono? Eh? Prendono un po'? Non veramente. Carino però qua, cioè un po' per abbandonato. Per divertire, eh? Vieni spesso qua a pescare? Vieni spesso qua a pescare? Quando capito un po' di tempo libero. Certo. Lavori in questa zona? Lavori? Abiti e lavori anche o no? In questa zona? Sì. E lavoro proprio al centro storico. Non sembra neanche di stare a Roma qua.
Oggi hai già pescato qualcosa? Un'anguilla. Sì? Qui ci sono le anguille? Sono pure capitone. E viene da giù la casetta per pescare qua. Ah sì? Sì. Wow. Penso che ti intralcio il lancio qua, vero? Ti intralcio il lancio? Questa che pesca l'anguilla? Come si fa? È una mia amica. No, questa che pesca l'anguilla viene con la vermietera. No. Anguille, l'altro pesce mi hai detto si chiama? Capitone. I pesci di fiume, quindi. Come non è uguale come l'anguilla, però un po' più grosso. E quando capita per caricare le batterie è meglio. Sì. È meglio da sta con un po' l'aria e come stava avanti a bara a bere per quella così. Volentieri, ma si potrebbe stare 6 ore qua. Eh? Ci si sta volentieri, c'è una bella pace. Soggiorno è quando dipende, soggiorno è quando può stare tutta la giornata. Comunque per divertire. Andate. Dopo una giornata di lavoro è buono pure un po' di divertimento, ci vuole. Sì. Continuiamo il nostro giro. Io sono Francesca. Ciao Dimitri. Ciao Dimitri, a presto magari. Eh? Ci vediamo sì, la prossima sì, volta magari. Sì. Ciao, buona serata. Anche a te. Ciao. Tanto cose buone. Anche a te. Ciao. Ah, la 2, va bene, sì, mi sembra di essere il 3. Ah. Bene, perfetto. Mi sembra una buona...
Ma potete avere teatro che ci siamo persi, teatro India. Teatro India. È vicino alla scuola materna. Pascoli? Sì. Allora, non so, più gente. Io so solo dove è la Pascoli. Ok. Ed è più giù, di andare tutto dritto. Ok. La Pascoli è quella scuola vicino a dove lavora. Allora, in pratica, bisogna andare tutto dritto, no? Poi al... ci sono due che... due curve tipo alla seconda, perché la prima porta dopo la Pascoli, mentre la seconda porta direttamente alla Pascoli, quindi dopo aver girato, no? E arrivi fino a Cisalpa, okay. Cisalpa, e poi dopo giri e troverai gruppo Clark, quindi Cisalpa per gruppo Clark, tutto dritto questo. E poi ci sarà tipo una discesa e lì c'è la Pascoli, quindi okay. Penso che sia là. Ok, ok. Se vuoi il teatro non avete idea di dove sia. No, però probabilmente sarà là, sì. Ok, okay. Grazie. Storicamente è nata come una delle zone industriali di Roma, perché sì, qui arrivava il porto fluviale, no, qui fino agli anni 50 c'erano i prati, c'era la campagna proprio, per cui questi palazzi qui è tutta urbanizzazione degli anni 50, anni 60, mentre qui c'era la zona industriale, qui però già nell'Ottocento. In due per far passare le navi che caricavano e poi andavano. Quindi da Ostia entravano. Più vicino, no? Esatto, sì. Peccato che non sia più navigabile. Che... No, certo. Peccato che non sia più condizione. Ma è lei? No, io vivo qui, sì, no, certo non sono di Roma. No, sì, senti, lei è sardo. Io sono sardo, sì. Purtroppo la città è stata preda di... Storicamente due volte è stata saccheggiata, una volta dai Gotti e una volta dai palazzinari. Questo è il dramma. E questo è il dramma. Negli anni 50, negli anni 60 c'è stato questo sviluppo brutto, schifoso, senza ordine, senza ordine di naturalezza. E quindi niente, no, poi questa è una delle parti finali del fiume, per cui cioè qui si raccoglie ovviamente tutta la schifezza della città. A monte un po' più pulito, però insomma è abbandonato, non c'è nessun tipo di manutenzione. Però non sono fatti di quartiere, sono spariti, non esistono più. No, c'è stata una sensibilità sociale prima degli anni 70, poi gli anni 80 hanno rovinato tutto.
per venire. Grazie, buonasera.